Ciao, sono FederTube e vi do il benvenuto in questo nuovo video. In questo video ripercorriamo a grandi linee quella che è la storia dei Flume Ride, dei Log Flume Ride. E quale posto migliore se non a bordo di un Log Flume Ride, ovvero Colorado Volta Gardaland. E qua rispondiamo a una sorta di prima curiosità: come mai il convoglio di un Log Flume è a forma di tronco? E perché il modello del convoglio a forma di tronco è così sviluppato? Perché questo tipo di attrazioni ha un'ispirazione, ovvero l'ispirazione dei canali artificiali grazie ai quali i boscaioli americani nel 1800, quindi nel XIX secolo, trasportavano il tronco per terreni montuosi e diciamo quasi a valle. E quindi in quel XIX secolo i boscaioli americani utilizzavano questi canali artificiali per appunto trasportare i tronchi, ma salivano anche fisicamente a bordo dei tronchi per ispezionare prima di tutto il canale come mezzo di trasporto. Quindi usavano il tronco come un mezzo di trasporto, ma anche e soprattutto, si dice, per divertimento. Ed è questa la base di un log flume praticamente, ovvero un percorso dove le persone, salendo su dei tronchi, vengono accompagnati dalla corrente d'acqua e affrontano salite e discese per puro divertimento. Anche il trasporto del tronco grazie al moto dell'acqua, la corrente dell'acqua, poteva essere un divertimento. Verso il 1900 circa venne in mente l'idea di un concept, di una tipologia log flume, praticamente unendo da un lato lo stile di uno shoe de shoe, dall'altro lo stile di una old mill ride. Che cos'è un old mill ride? Un'attrazione a bordo di imbarcazioni, un'attrazione al chiuso, quindi una sorta di anticipatrice di quelle che sono le dark ride ad acqua, un po' tipo i corsari di Gardaland, che facevano percorrere le persone in questo percorso al buio. E a volte questi old mill ride avevano una piccola variante, ovvero la discesa. E quindi, unendo da un lato lo stile dei shoe de shoe e lo stile con la discesa anche delle old mill ride, nacque così il log flume, praticamente l'attrazione sulla quale siamo adesso. Il primo log flume installato fu un log flume al Six Flags Over Texas nel 1963, fatto dalla Arrow Developments. E la Arrow per tutti gli anni 60-70 detenne il monopolio della tipologia log flume. Ma tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 arrivò la Reverson a proporre un proprio modello di log flume. Arrivò anche la Hopkins non solo a proporre un proprio modello di log flume, ma anche una sorta di alternativa, il Super Flume. La differenza stava nei convogli. I log flume tradizionali come Colorado Boat qua a Gardaland hanno le disposizioni di posti in fila indiana, quindi uno si mette dietro all'altro, si mette in fila e si affronta l'attrazione. E infatti la Hopkins per il Super Flume faceva i convogli biposto, con le sedute quindi a due, un po' tipo Splash Mountain dei parchi Disney. Quando arrivarono negli anni 80, oltre alla Reverson e alla Aerodynamic, che fino a qualche anno prima deteneva il monopolio, come abbiamo accennato prima, arrivarono sul campo la Intamin e un log flume di fabbrica Intamin. Qui in Italia ce l'abbiamo, ovvero Auto Splash a Mirabilandia, seppur i convogli sono contestualizzati come delle macchinine, come delle Cadillac, per caratterizzare ancora di più questa sorta di autostrada sull'acqua praticamente. Ma negli anni 80 arrivò anche la Mack Wright, lei che costruì un certo Colorado Boat qua a Gardaland nel 1985. Ma prima di Colorado Boat, Europa Park, la Mack, costruì il log flume tirolese, che ha lo stesso tracciato di Colorado Boat. Quindi diciamo che qui in Europa abbiamo due log flume gemelli praticamente. E alcuni parchi diversi anni fa, quindi tra gli anni 70-60, costruivano addirittura due log flume, perché l'attrazione divenne talmente tanto popolare che per smaltire quelle lunghe file si ebbe la necessità di costruire altri modelli nello stesso parco. Il log flume, diciamo che ormai è diventato un'attrazione senza età. Ormai quasi tutti i parchi ne hanno uno, è sempre l'attrazione più gettonata. Infatti qua a Gardaland, ad esempio, senza neanche andare troppo lontano, Colorado Boat nei mesi più caldi è sempre quello più preso d'assalto, nonostante la presenza anche di altre attrazioni d'acqua, perché su un log flume ci si lava praticamente. La disposizione anche uno in fila all'altro consente a tutti, soprattutto quello davanti,
di lavarsi. E quindi il log flume può essere un qualcosa che unisce da un lato un'esigenza, così come il rinfrescarsi durante una giornata estiva, con dall'altro lato l'adrenalina che si prova nelle discese, un qualcosa che rende questa tipologia di attrazione eterna nonostante il passare degli anni. Ed è particolare vedere come la fonte di ispirazione, ovvero questi canali artificiali sui quali i boscaioli americani trasportavano i tronchi, sia ancora adesso un qualcosa che si trova nei parchi di divertimento, perché appunto molti log flume, anzi la maggior parte dei log flume, hanno conservato il modello, la caratterizzazione del convoglio a tronco, un po' anche per ereditarietà, per dare magari da un lato un punto di riferimento a dove questa tipologia può essere nata. Ed è anche interessante vedere come un qualcosa concepito inizialmente per una questione logistica di lavoro, così come il trasportare i tronchi, sia diventato via via un divertimento, evolvendosi poi in una tipologia di attrazione sulla quale adesso noi tutti ci divertiamo. È appunto interessante vedere come un qualcosa si evolve, come si parte da un punto e si arriva a un altro punto, ed è interessante altrettanto risalire un po' all'origine di tutto per capire come questa attrazione è nata e come ha avuto origine un nostro divertimento ormai reso popolare nel corso degli anni. Comunque il video finisce qua. Come sempre, non mi resta che augurarvi buon divertimento, buona vita e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!